Senta! Senta! Mi scusi. Mi scusi, ma... Vede, poco fa ero sul tram e ho visto un uomo scendere da questa macchina. Ecco, vede, io lo conosco, è un mio vecchio amico. Un mio carissimo amico. Il signor Paddenberg. Paddenberg? No, no, mi riferisco alla persona che è appena scesa dalla macchina. Goldinger, Alphonse Goldinger. Si sbaglia, era il signor Paddenberg. Paddenberg. Mi scusi, ma io vorrei parlare col signor Goldinger. È in questo albergo? Non lo so. Io l'ho visto entrare qui dentro. Non so altro. Goldinger. No, qui non c'è nessun Goldinger. E c'è Paddenberg? L'industriale Paddenberg? Sì, posso parlargli? Sa, sono un suo vecchio amico. No, signore, non è possibile. Il convegno sta per cominciare. Che cosa? Sì, signore, il convegno. Quello della Lega Industriale. Finirà tardi. La ringrazio. Per piacere, potrebbe darmi l'orario ferroviario? Subito, signore. Com'è il nome, prego? Scriva pure Paddenberg. Ah, il signor Paddenberg. Si può fumare qui? Certamente. Ha detto che viene subito. Lo sapevo d'avere ragione. Goldinger! Non ci speravo quasi più. Ero sul tram e ti ho visto passare. E ho pensato, non c'è dubbio, quello è Goldinger. Mi scusi, io non la conosco. Non ti ricordi di me? Hofer. Robert Hofer. Bad Aibling, nel 46. Nel 46. Non dovevo venire qui. Sono passati troppi anni. Pochi hanno una memoria come la mia. Io credevo che anche tu mi avresti riconosciuto. Scusami. Bad Aibling nel 46. È sicuro? Hofer. Ah, sì, sì, certo, certo, ricordo. Ora ricordo benissimo, sì. Hofer. Robert Hofer. Così passavi di qui e mi hai visto, eh? Sì, io mi trovavo sul tram. E ti ho visto scendere dalla macchina e poi ti ho visto entrare in questo albergo. Sulla lavagna però c'era scritto Paddenberg. Ah, sì, perché ho parlato con l'autista e ho chiesto chi fosse la persona appena scesa dalla macchina e mi ha detto che ti chiami Paddenberg. Hai nominato Goldinger, forse? Sì, ma non sapeva chi fosse e non ho insistito. Ti disturbo per caso? Ma no, la mia presenza qui non è affatto necessaria. Tu piuttosto, hai tempo? Ah, sì, sì, certo. Io non ho niente di urgente da fare. Ma stavi andando da qualche parte, immagino. Ah, sì, ma posso rimandare. Ho tutto il tempo che voglio. La cosa più importante per me è di averti finalmente ritrovato. Allora, facciamo così. Io prendo la macchina. Tu esci e vai a destra e mi aspetti davanti al Teatro dell'Opera. E io ti raggiungo. Va bene, vado. Dovrai salire subito. Lì c'è divieto di fermata. Ah, d'accordo. Ti aspetta all'opera. Fra due minuti. Posso telefonare? Ma certo, prego, nell'atrio. Pronto? Ma dove sei? Ti sto aspettando. Ti prego di scusarmi, Irene, ma ho incontrato un vecchio amico. Goldinger, te ne ho tanto parlato. Sì, quel Goldinger. Non è molto cambiato, sai? Sì, by doubling. Pensa che roba. Come mai Paddenberg?
Ah, sì. Però non fare tardi. Il pranzo è quasi pronto. Mm? Ah, scusa, si può fumare qui? Ma certamente. Guarda, lì c'è il portacenere. Grazie. Se ti dà fastidio? No, nessun fastidio. E tu rinunci a un convegno della Lega Industriale? Non è così importante. Possiamo anche vederci un altro giorno. Ho tanto tempo io. Ora come vivi? Che lavoro fai? Tu nel 46 ce l'avevi un mestiere. Mi pare il pittore. Sì, sì, esatto. E continuo a farlo. Io faccio il decoratore per vivere. Ora dipingo mobili rustici. Che cosa dipingi? E faccio delle pitture sui mobili, delle decorazioni. Si tratta di questo. Lavoro in una fabbrichetta di mobili rustici. Eseguo dei disegni. E i clienti assistono al mio lavoro. E io, vedi, per ispirarmi sono stato nelle case di montagna, nei paesi, ho visto molti mobili antichi e ne ho copiati i disegni. E sono quasi tutti bellissimi, sai? Vere opere d'arte a volte. A te vanno bene le cose? Sì, vanno bene. Sicuro che il fumo non ti disturba? No, te l'ho detto. Come mai Paddenberg e non Goldinger? Io mi chiamo Paddenberg, Oswald Paddenberg. E Goldinger? I documenti che avevo nel campo di concentramento non erano miei, erano falsi. Chiuso. Già. Lunedì chiuso per riposo settimanale. Oggi è lunedì. Senti, Hofer, quando io scappai da Bad Aibling, che cosa successe? Che cosa ne fu di quella sentinella americana? Lo sai? Morì. Lui morì. Morì? Sì, lo trovarono la mattina dopo, in terra. Non c'era più niente da fare. Ti cercarono tanto. Cioè, no. Cercarono Goldinger. Per omicidio. Per cosa? Per omicidio? Sì. Loro poi ti condannarono in contumacia. Mi offriresti una sigaretta? Ma sì, certo. Io spero che ti vadano bene. Grazie. Alphonse, ti sarai certamente rifugiato all'estero, immagino. Sì, sì. Il denaro non ti mancava. Sud America? Sì, in un primo tempo. Ma dimmi. Sì, Alphonse? Tu hai davvero una memoria eccezionale. Mi hai riconosciuto dopo tanti anni. E per di più da lontano. Eri solo sul tram o c'era qualcuno con te? No, no, con me non c'era nessuno. Che fortuna averti ritrovato. Non ti perderò più di vista. Già. E che cosa facciamo ora? Dove andiamo? Dove vuoi tu? Io non ho problemi. Ma non devi dipingere i mobili? No, no, io non ho un orario fisso. Ci vado quando voglio. Ah, la libertà dell'artista, eh? Lo so dove potremmo andare. C'è un locale tranquillo nel Forsten Rieder Park. Ti piacerà. C'è qualcosa che non va? Non ti nascondo che sono molto preoccupato. Se questa storia si venisse a sapere, per me sarebbe terribile. Di che ti preoccupi? È passato tanto tempo. Quanto vuoi? Quanto vuoi per tacere? Quanto voglio? Sì, per dimenticarti di tutto.
Nel 46 mi hanno spremuto come un limone, ma non ho detto una parola. Mi dicevo, forse un giorno lo rivedrò. Perché dovrei parlare adesso? Beh, per rovinarmi. Io ti sono amico, non parlerò mai. Sarei un uomo finito. Alphonse, non avrai paura di me? Perché non dovrei? Sono già stato in questo posto moltissime volte e ancora mi perdo. Chissà perché. Ci dovrebbe essere un'indicazione. Vicino a quell'albero. Va a vedere. Ah, sì, subito. Non è un segnale stradale. Alphonse! Buonasera. 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 La signora Hofer? Sì. Polizia criminale. Polizia criminale? È successo qualcosa? Ci fa entrare? Sì, prego. Dopo di te. Questo è suo marito, signora? Sì. Ma come mai ha i suoi documenti? L'abbiamo trovato poco fa nel parco di Forsten Reed. Che significa? Non capisco. Gli hanno sparato. Sparato? Al cuore. Deve essere morto sul colpo. Scusate. Quando è successo? Quasi certamente tra l'una e le due. Mi aveva detto di aspettarlo per il pranzo. Chi gli ha sparato? Per il momento non lo sappiamo. L'hanno trovato soltanto stasera, alle 7. Nel parco di Forsten Reed. E come ci è arrivato? Aveva la macchina? No. Ha detto che suo marito doveva rincasare per il pranzo. Lo faceva abitualmente? Ecco, lui era decoratore presso una ditta di mobili rustici. Mi ha telefonato dicendo che stava per arrivare. Ma non è arrivato. Non l'ha avvertita di qualche contrattempo, o che avrebbe tardato, oppure che non sarebbe più venuto? Voglio dire, lei sa perché non è rientrato per il pranzo? Se lo so. No, non lo so. No? No. Signora Hofer, ora sono le 9 di sera. Quando le ha telefonato suo marito? Attorno alla mezza. Attorno alla mezza le telefona dicendo che sta per arrivare, ma non viene. Fa buio e non viene. E lei non si preoccupa? No. Vede, mio marito è un artista. Non grande, modesto, anzi. Però non occorre essere grandi artisti per comportarsi in modo stravagante. Certo. Lui era molto distratto. Era un uomo che poteva prendere decisioni irrevocabili e fare il contrario un minuto dopo. Bastava che un fatto nuovo lo interessasse per dimenticare ogni impegno. Suo marito aveva dei nemici, signora Hofer?
No. Non era capace di avere nemici. Rifletteva giorno e notte a come trovare il modo migliore per essere utile agli altri. Lui non aveva inimicizie. Voleva bene a tutti e tutti gli volevano bene. Insomma, nessuno poteva odiare un uomo così. Aveva molti amici, allora? Sì, ne aveva molti. Ma quasi tutte amicizie superficiali. Capisce cosa voglio dire? Sì, sì, capisco, capisco. Lei ha un lavoro, signora Hofer? Sono segretaria in una fabbrica di cartoni. Stamattina però non ho lavorato, sono stata dal medico. Dove è andata nel pomeriggio? Sono andata in ufficio. All'una e mezzo ho ripreso il lavoro, proprio quando... quando lui era in quel parco. È stato fra l'una e le due, no? Sì, all'incirca. Dovrebbe essere mia suocera. Abita qui? No, ma va e viene quando vuole. Perché lasci la chiave nella serratura? Non devo entrare? È stata una dimenticanza. Non credo. Sono sicura che l'hai fatto apposta per farmi arrabbiare. Hai visite? Ah, ora capisco. È la polizia, mamma. La polizia? Che cosa vogliono da te? Robert è stato trovato in un parco, mamma. È morto. Gli hanno sparato. Che cosa? Robert è... è stato ucciso, mamma. È morto. Grida pure, mamma, ma non servirà a niente. È morto. Quella donna ce l'ha sulla coscienza. La colpa è sua. Se lui è morto, è stata lei che l'ha ammazzato, è stata lei, sua moglie. Perché dovrebbe averlo fatto? Perché lo odiava, ecco perché. Io non volevo che la sposasse, non volevo, il mio Robert. Portiamola a casa, Harry. L'ha ucciso lei, l'ha ucciso lei. Sì, attenda. Oswald? Oswald? Al telefono. Che seccature. E chi può essere? Sì? Parlo con il signor Goldinger. Come? Pronto? Mi risponda. Pronto? Cosa c'è, Oswald? Chi era quella donna? Non ne ho idea. Non mi ha detto il suo nome. Cosa voleva? Non so, forse ha sbagliato numero. Certo, non c'è dubbio. Come sei pallido, Oswald. Io? Sì. No, ma che dici? La donna ti ha lasciato perplesso, vero? Sì. Non sembrava molto addolorata. Non è detto, Harry. Ci sono persone che soffrono e pochi se ne accorgono. Ciò non toglie che sia perplesso anch'io. Non deve essere stata una buona moglie, se crediamo alla suocera. Tu che ne pensi? Ma le suocere, che vuoi. Sono spesso rivali delle nuore, anche se nel nostro caso può aver detto la verità. La moglie può essere il mandante. Per liberarsi di lui. No, da come lei ci ha descritto il marito, che bisogno aveva di ammazzarlo? Se voleva la libertà, lo piantava e tutto finiva lì. Non c'è movente, proprio no. Perché uccidere un uomo senza nemici? Uno che viveva in un mondo di fantasia, di sogni. Una telefonata per lei, signor direttore. È una signora che non vuole dire il nome. Dice soltanto che è urgente, personale. Ne vuole parlare, signor direttore?
Eh sì, signorina, me la passi. Qui Padenberg. Io sono Irene Hofer, la moglie di Robert Hofer. Quello di ieri, signor Padenberg. Quel suo vecchio amico che l'ha riconosciuta dopo tanti anni, ricorda? Quello dei tempi di prigionia. Pronto? È ancora lì? Sì, sì, la sento. Hofer, ha detto. Lei può benissimo negare di aver conosciuto il mio povero marito, ma non glielo consiglio. Che vuole da me? Io vorrei... Voglio vederla di persona. Quando? Dove? D'accordo, fra mezz'ora. E come la riconosco? Ogni reparto della nostra esposizione di mobili rustici vi propone una grande varietà di soluzioni per arredare le vostre case con gusto e... Il signor Herring? Sì, mi chiamo Derrick. Le avevo già telefonato. Possiamo parlare con lei? Sì. Il reparto numero 3, dove potete addirittura ammirare un nostro esperto mentre dipinge i mobili secondo la migliore tradizione dei nostri avi, i quali... Andiamo di là, grazie. ...sono considerati a ragione degli autentici maestri. La notizia era su tutti i giornali. Ecco, sediamoci qua. Sì, grazie. Quando ho letto il nome ho pensato ad un errore. Non mi sembrava possibile. Ero incredulo perché nessuno poteva volere la sua morte. Già. Ieri, Hofer, a che ora è andato via? Verso le 12 avevamo quasi finito di dipingere un armadio. Un disegno molto complicato. Con fiori di campo. Gli ho detto prima di sbaraccare, finiamo il lavoro. Ma lui mi ha risposto, devo pranzare con mia moglie oggi, a casa mia. Era quasi mezzogiorno e gli ho detto, fa come vuoi. Di solito noi mangiavamo alla mensa. Hofer andava spesso a casa per il pranzo? No, quasi mai. La moglie era in casa perché era stata dal medico, capite? Capisco, è stata dal medico ed è tornata a casa per mangiare col marito, cosa che faceva raramente. Quanto ci metteva per andare da qui a casa? Quanto tempo? Beh, ci andava col tram, quindi direi mezz'ora per... Allora, mezz'ora per l'andata e mezz'ora per il ritorno. E solo mezz'ora per mangiare. Non poteva esserci una ragione più importante del pranzo? Sì, c'era. Però non lo dico volentieri, sa. Mi aveva detto, questo pomeriggio probabilmente non verrò. Perché no? Perché mi aveva accennato al fatto che sua moglie voleva il divorzio. E ieri... Sì, ieri dovevano parlarne. Ma lui ci andava controvoglia. Perché la signora Hofer voleva divorziare? Perché? Perché? Beh, ecco, Hofer non aveva nessuna, come dire, ambizione. Lui stava qui a dipingere fiorellini sui mobili e le donne la pensano diversamente. Anche la sua voleva che avesse una posizione migliore, più seria e redditizia. E questo a Robert non interessava. E il signor Hofer voleva divorziare? Lui no. Per nessun motivo? No. E per impedire il divorzio, lui non potrebbe averla minacciata? Minacciare, Robert? Questo è escluso. Non avrebbe fatto male nemmeno a una mosca. Ma se non si opponeva, rischiava di essere piantato. Beh, non credo che lei volesse farlo. No, non l'avrebbe lasciato, perché in fondo gli voleva bene. Almeno questa era la mia impressione.
Il signor Padenberg? Sì, sono io. Non ero sicura di riconoscerla, anzi, temevo il contrario. Ma l'ho subito riconosciuta. Appena l'ho vista. Non ho avuto dubbi. La signora Hofer? Sì, sono Irene Hofer. Si accomodi. Mi scusi, no, ecco il suo caffè, signora. Un caffè anche per me, grazie. Bene, signora. Io e lui eravamo sposati da 15 anni. Mi parlava poco del suo passato, però c'era una vecchia storia che gli piaceva molto raccontarmi. Di voi due nel campo di concentramento di Bad Aibling. Lui le era affezionato. Lei gli aveva dato amicizia e protezione. Ma questo lo sa benissimo anche lei. L'ha conosciuto. Si è sempre appoggiato a qualcuno. La stimava e l'ammirava molto. E apprezzava il suo coraggio. Non avrà più un amico migliore di lui. I suoi racconti ebbero come risultato che anch'io cominciai ad ammirarla. Il suo caffè, signore. Ah, sì, molte grazie. Robert era sicuro che avrebbe avuto sue notizie un giorno. Lo desiderava tanto. Bene, questo desiderio si è avverato. Continui, la prego. Sì, basta con i preamboli. Io so tutto. Lui mi ha detto tutto, di se stesso e di Goldinger. Alphonse Goldinger. Perché questo nome? Il nome di un morto, avevo i documenti di un morto. Mi vuol dire perché si nascondeva sotto falso nome? Per motivi che oggi non interessano più. Motivi politici, forse? Oggi non hanno più importanza. Però erano importanti allora, quando decise di fuggire dal campo. Sì, lo ammetto. Robert doveva aiutarla. Il buon Robert che faceva tutto quello che gli chiedeva, che lei era così devoto, così amico. Una cosa non sapeva, perché lei non gliel'aveva detto. Che la sua fuga dal campo poteva riuscire soltanto eliminando la sentinella americana. Quell'omicidio faceva parte di un piano preciso. Ma Robert ha sempre escluso questa ipotesi. Non l'ha mai voluta considerare. Mi diceva, è stato un incidente sfortunato. Goldinger non è un assassino. Ne era profondamente convinto. Si è accorto di essere in errore. Solamente un secondo prima di morire. Quando lei gli ha sparato al petto. Anche lei era su quel tram? Con suo marito? No. Io ero a casa e lo aspettavo per il pranzo. Quando lui l'ha vista, l'ha seguita nell'albergo. Dopodiché mi ha telefonato. Ah. Dall'albergo, dunque. Mentre io prendevo la macchina. Sì. Lei non lo sapeva, non poteva saperlo. Si è detto, nessuno è al corrente. Eliminato lui, io sono a posto. Già, era l'unico modo per liberarsi dal pericolo, ma bisognava agire subito. Perché proprio come allora, qualcuno le sbarrava la strada. Andava eliminato. Molto semplice. Adesso, però, c'è un terzo ostacolo. Lei sta certamente pensando ad eliminare anche me. Rinuncia all'idea. Stamattina ho messo per iscritto quello che so del suo passato e del suo presente. Di Goldinger e Padenberg. Venga al dunque, signora Hofer, e mi dica che cosa vuole da me. Che intenzioni ha? Che cosa ha in mente? Non lo so. Ancora non lo so. Mi lasci riflettere. Per il momento non lo so. Avrà mie notizie.
Cameriere, vorrei pagare il mio caffè. 3,50 marche, signora. Non ho la borsa. Mi scusi, ha dimenticato questo. Ah, sì. Grazie. Mamma, sei in casa? Mamma? È entrato con la mia chiave, vero? L'ha presa poco fa dalla borsetta. Devo dire che lei reagisce alla svelta. Ha trovato quello che cercava? Non l'ho trovato. E allora perché mi ha aperto la porta? Si è stancato di gettare tutto all'aria? Voglio parlare con lei. Voglio capire come mai non mi denuncia alla polizia, nient'altro. Suppongo che l'abbiano già interrogata. Sì, ieri sera. Lei però non ha detto niente. Sono certo che c'è un motivo. Quale? Capisco. Adesso lei si sente in trappola. Sta cercando affannosamente di trovare una via d'uscita. Lui con l'artigianato guadagnava bene, vero? No, per niente. Lei lavora? Sì, sono segretaria. In una fabbrica di cartoni. E non è un buon impiego? No, è un impiego modesto. Io le potrei procurare una posizione migliore. Migliore? Sì, di gran lunga. Un lavoro? Diciamo che finalmente lei vivrebbe bene come credo che non abbia mai vissuto. O mi sbaglio? Vuole comprare il mio silenzio? Sì, voglio comprarlo. E pagherò bene, sa? Pagherò molto bene. Non è il denaro che vuole? È per avere il mio denaro che ha taciuto finora. Questa è l'unica spiegazione. Lei non sa vedere altro. Vede soltanto i soldi. Perché? C'è altro? Le sue intenzioni erano di procurarsi quello che ho scritto su di lei. E poi che cosa pensava di fare? Ha la pistola con sé? O le bastano le mani? Lei strozzò la sentinella americana perché non gridasse. Ha sempre pronta una giustificazione ogni volta che uccide. È la situazione che la costringe a farlo. Si è sempre giustificato così, vero? E se io, se non avessi scritto niente, se fosse tutta una mia invenzione? Che cosa sta succedendo in lei? Mi piacerebbe saperlo. Le giuro che non ho scritto una sola parola. Niente di niente. Allora che fa? Non mi uccide?
ci è costretto, no? E non ci sono rischi. L'idea l'attira, lo vedo. Deve per forza attirarla. Conosco a fondo Goldingar. Il Goldingar che mi ha descritto mio marito. Buongiorno, signora Hofer. S'accomodi. Grazie. L'ispettore Derrick della Polizia Criminale. Il signor Paddenberg. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi se sono venuto senza preavviso. Sto per cambiare posto di lavoro. Il signor Paddenberg mi ha offerto un impiego nella sua ditta. L'offerta è ancora valida. Ah, ma certamente. Deve proprio andarsene via? Sì, ho molta fretta, signora. Le telefonerò. La ringrazio. Le faccio strada, signor Paddenberg. Molte grazie. Arrivederla. Arrivederla. Sta cercando un nuovo impiego? Sì, non sono contenta di quello che ho, non lo sono mai stata. Prego. Grazie. C'è qualche novità? Sì, ho parlato... No, no, grazie. Ho parlato con il collega di suo marito, mi permetta. Ah, con Herring? Sì. Grazie, e allora? E allora mi ha detto che lei intendeva chiedere il divorzio. E che dovevate affrontare l'argomento ieri a mezzogiorno. Ah, mio marito l'aveva detto Herring. Sì, ed è vero? Che intendeva divorziare? È vero. Il collega di suo marito ha anche detto che lei, un momento, mi ha detto, ah, ecco, ci sono, che era molto scontenta di lui e che desiderava che avesse più ambizione e un lavoro più redditizio. Sì, è tutto quanto vero. Lui non aveva nessuna ambizione. Era un idealista, non vedeva il mondo com'è in realtà. Non accettava di lottare per avere successo, ma la vita è una lotta, devi reagire con violenza, colpo su colpo, perché senza violenza non vai avanti. Signora Hofer, c'è un altro uomo? Un altro uomo? Sì. Ah, sì, capisco. No, non c'è un altro uomo. E la persona che era qui poco fa? Paddenberg? Sì. Le ho già detto, se non sbaglio, che mi ha offerto un impiego. Un ottimo impiego. Potrebbe anche essere la mia grande occasione. Mi darebbe il suo indirizzo? Ma è sull'elenco telefonico. Oswald Paddenberg, macchine utensili. Ah, sì, sì. Deve essere un ottimo impiego, certo, visto che gliel'ha offerto il capo in persona. Sì, lo ammetto. È piuttosto insolito. Mi scusi. Irene! Apri la porta, apri! Non devi chiuderti dentro, quante volte devo dirtelo? Sei più cocciuta di un mulo. Perché non porti il lutto? È morto tuo marito, no? È morto, non lo sai? Non porta il lutto. La vede? Non è vestita di nero. A lei non importa che suo marito sia morto. Questo non le suggerisce niente. Cosa vuoi, mamma? Perché sei venuta? Non hai mai amato Robert. Mai, mai, neanche per un istante, io lo so. Non lo amava. Sei stata la sua rovina. E so il motivo. Tu hai il diavolo dentro di te. Il diavolo! Ha domande da farmi? No, per il momento no. Mia suocera non sa più quello che dice. Non crederà alle sue parole, spero. Ma le pare. È ovvio che non le credo. Dovrebbe essere una 65 Beretta, oppure è una pistola calibro 27. Come sempre, solita urgenza. Ciao, grazie tante. L'automobile dell'assassino ha lasciato tracce confuse. Di lì sono passate molte macchine.
Per quanto riguarda l'arma del delitto, gli esperti sono in dubbio tra una 65 Beretta e una calibro 27. Lo sapremo quando avranno analizzato meglio la pallottola. Cioè, fra 2 settimane. Già. Come va con Paddenberg? Non ha alcun precedente. È un pezzo grosso. Un industriale potente, molto ricco. È vero che possiede una fabbrica di macchine e utensili, ma non è tutto. È anche il maggior azionista di numerose ditte. Guarda, 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 un vero numero uno. E questo magnate dell'industria sale a piedi 3 rampe di scale per assumere una nuova segretaria. Ne ha già 2, come minimo. Lo so di sicuro. Prima ho telefonato. A una di loro ho detto che ieri a mezzogiorno l'auto di Paddenberg ha danneggiato la mia al parcheggio e che un testimone mi ha segnalato la targa. MOP1. Bene, bene. Anche qui c'è il numero 1. Lui primeggia in tutto. Buona mossa, Harry, molto buona. Ho aggiunto che informandomi alla motorizzazione sono risalito a Oswald Paddenberg. E lei cosa ha risposto? Che non era possibile, perché Paddenberg ieri a mezzogiorno era nell'albergo 4 stagioni al convegno degli industriali. Sicuro? Sicuro. Ho controllato. E in quanti erano a quel convegno? 50-60. 50-60. Non dà certo nell'occhio se manca una sola persona. È chiaro. Devo tornare in quell'albergo al più presto. Irene Hofer e Paddenberg. Paddenberg e Irene Hofer. Che c'è in comune fra i due? L'unica che è in grado di rispondere a questa domanda è Irene Hofer. Chiamala. Ricapitoliamo. Quando le ho chiesto cosa voleva Paddenberg, mi ha risposto che le stava offrendo un ottimo impiego, che poteva essere la sua grande occasione. Ma ti rendi conto? Con quanta faccia tosta, con quanta nonchalance ha mentito. Lei sapeva che era una bugia con le gambe corte, ma le era del tutto indifferente. Non risponde? No. Accetta. Sì, sì, non avere tu. Signori, grazie. Tutto bene? Sì, Oswald, ti conviene accettare, mia cara. Sono occasioni rare. No, con calma, naturalmente. Se lo dici con tu. Classe. Signor Paddenberg. Sì? Scusatemi. Un momento. Prego. Fuori c'è una signora che non sono riuscita a mandar via. Dov'è? Fuori della porta. Non lo fate entrare, è senza invito. Perché? Perché non la fate entrare? Ma io credevo di far bene. Mi scusi se l'hanno fatta aspettare fuori. Venga, s'accomodi. Si tolga pure il cappotto. Ci penso io. Ci penso io? Ha degli ospiti? Sì, ma non ha importanza. Proprio nessuno. Oggi pomeriggio le ho telefonato quasi ininterrottamente. Ho staccato il ricevitore. Eh? Ha staccato il ricevitore? Immaginavo che telefonasse. Voleva sapere perché la polizia era venuta da me e quale idea si era fatto di lei quell'ispettore di polizia, vero? Naturale. Gli ha detto che mi chiamo Paddenberg e che le avevo offerto un impiego. Non è vero che me l'ha offerto? Certo che è vero. Ma lei non doveva dirlo. Non dovevo? Non in questo momento. Adesso quelli si saranno insospettiti. Hanno fatto domande in proposito? Sì, le hanno fatte. Spero che abbia dato risposte plausibili. Non lo so se fossero plausibili. Dobbiamo parlarne qui? No, no, è che ho degli ospiti stasera. Non mi devono vedere? Dove vuole parlare con me? In cucina? Mi segua. Tenga il bicchiere. Un altro signore. No, grazie, non devo più questa sera. Non ti devi fare. Vai dritta, con scopo e vedrai che ti fai. Avevo già un'idea abbastanza precisa sul suo conto, ma ora è completa, ora che ho visto la sua casa e i suoi ospiti, che si è guardato bene dal presentarmi. Non potevo, signore. Non sarebbe stato opportuno. Non poteva? Non potevo. Oswald? Sì. Che c'è? Ah, stiamo parlando di una questione molto importante, un affare urgente. Non ci vuoi presentare, Oswald? Ah, scusate, la signora Hofer, mia moglie. Piacere.
Piacere mio. Ho distolto suo marito dalla festa, dagli ospiti. Ma non importa, non fa niente. Anzi, vogliamo bere qualcosa? Per favore, cara, ti dispiace. Vi faccio portare dello champagne. Credi di averne per molto i nostri amici? Per molto, sì. Scusami, Oswald. Io credo, anzi sono convinto, che io e lei troveremo una soluzione. Le mie possibilità mi consentono di essere generoso. Generoso? Lo so, la parola non è la più giusta, non è la più adatta, ma come dirlo meglio? In cifre. È proprio quello che intendevo dire. Esattamente. Il linguaggio che conosce meglio. Sì. Sì, è vero. Ma è lei che ha parlato di cifre. Diciamo 100.000 marchi? Sì? Metteli. Lo lascio qui. Sì, grazie, qui va bene. Prego, signora. Allora, non vuole accettare? Brava, beva. Noi ci metteremo d'accordo, vedrà. Mi dica, perché si è tanto preoccupato quando ha rivisto Robert? Non c'era motivo, glielo posso assicurare. Robert sapeva che lei era fuggito dal campo di prigionia commettendo un omicidio. Ma non l'avrebbe mai detto a nessuno, mi creda. Però a lei lo ha detto, per esempio. Queste cose non cadono in prescrizione? Sono passati tanti anni. Ma non è questo il punto. Io temevo che la notizia si divulgasse. Sarebbe certamente scoppiato uno scandalo. Rischiavo di perdere tutto. Mia moglie, gli affari, tutto. Le darò 500.000 di marchi. Un errore madornale. Lei non aveva capito Robert. Anche se faceva un lavoro umile, senza pretese, non chiedeva altro. Ha detto 500.000 di marchi, vero? Sì. Mezzo milione. Lo dica pure, se non bastano. Ci devo pensare. Devo pensarci su. Cosa? Perché ci vuole pensare? I suoi contratti, lei li firma subito? Valuterà, immagino, quali sono i vantaggi e gli svantaggi. Voglio fare altrettanto. Mi dica almeno quanto tempo le occorre per riflettere. Non chiedo molto, non crede? Le farò sapere. Quando? Quando? Quando mi farà sapere? Dovrà aspettare. Non si incomodi. Preferisco uscire da sola. Signora Hofer. Che cosa vuole? E come mai è qui? Stasera le abbiamo telefonato e visto che non ci rispondeva, mi è venuta la curiosa idea che fosse qui. Festeggiano la sua assunzione? Gentili. Ha avuto l'impiego e l'ha subito festeggiato. Sì. Abbiamo bevuto champagne. Ma vorrei bere ancora. C'è un locale simpaticissimo qui dietro. Venga, salga in macchina. Prego.
Lei si sarà meravigliato. Un uomo viene ucciso e la moglie non si dispera, resta impassibile. Avrà rivolto a se stesso delle domande. Come mai non porta il lutto? Perché non piange? Per favore. Cameriere. Invece, non c'è istante in cui non abbia pensato a lui. Mia suocera le ha raccontato che il nostro matrimonio è stato un disastro. Ma non è vero. Io spronavo Robert, lo tormentavo, ma non l'ho reso infelice. Non era possibile renderlo infelice. Si poteva renderlo triste, ma non infelice. Prego. Grazie. Robert era inattaccabile. Invincibile. E la cosa mi faceva impazzire. Con lui non c'era niente da fare. Era tutto inutile. Io sono un uomo fortunato, diceva. Fuori si azzannano fra di loro e io dipingo fiori di campo. Sono estraneo alla mischia. Era felice così. Io tentavo di ribattere, gli dicevo, ma non senti il desiderio di migliorare? L'uomo deve progredire, guardare sempre avanti, avere una meta, un fine, avere ambizioni. Lui non era d'accordo. La vita è bella così. La vita è bella. Questo aspetto della personalità di suo marito, signora Hofer, lo rende simpatico. I deboli sono sempre simpatici. Era ben voluto da tutti, perché non protestava mai. Se posso esprimere un giudizio nei confronti di suo marito, le assicuro che quello che ha detto di lui mi piace molto. Sul serio? Sì. Aveva una dote rara. Era umano. Umano? Che cosa intende dire? Beh, per esempio, non era aggressivo. L'aggressività esiste, però. E se ne è accorto anche lui. Le voglio raccontare una storia. Mio marito aveva un amico, un certo Goldinger, un uomo deciso, uno che aggrediva sempre per primo, che non conosceva ostacoli, che andava diritto verso lo scopo. Robert l'ammirava molto, per lui stravedeva e me ne parlava sempre. Robert l'aveva conosciuto tanti anni fa, ma non poteva dimenticarlo. Vede, quella persona gli aveva fatto un'enorme impressione. E perfino a me. Sì, anch'io, sentendo mio marito che mitizzava Goldinger, ne fui affascinata. Goldinger. Alphonse Goldinger, questo nome l'ho gridato mentalmente per lunghi anni. Tutte le volte che mio marito mi parlava con entusiasmo di fiori di campo. Confermo il mio giudizio. Suo marito era molto simpatico. Ma ora parlerei volentieri di Paddenberg. Che cosa c'è fra di voi? No, ora no. Non le dico più niente. Vado a casa.
Se dovesse cambiare idea, mi può telefonare a qualsiasi ora. No, mi lasci in pace fino a domani. Non voglio tormentarla oltre. Domattina verrò qui alle 10, le va bene? Sì, va bene. La ringrazio per avermi ascoltata, ispettore. Buonanotte. Buonanotte, signor Hoffer. Signora Hoffer! Mi scusi, signora, ma ho visto la macchina di Paddenberg qui sotto. È in una strada laterale e ho pensato che... Venga, ispettore. Vede quest'uomo in lacrime? Mi ha appena offerto una grossa somma per tacere. È l'assassino di mio marito. È Goldinger.